Fabio Caserta che doveva puntualizzare qualcosa a proposito del cambio di maglia avvenuto nell'ultimo giorno di calciomercato. Fabio. Allora, innanzitutto non vorrei fare polemica perché se ne è fatta già abbastanza. Certo. E quindi vorrei mettere un punto su questa storia. Bene. Io dico solo che all'inizio, io parlo già all'inizio di ritiro, ci sono stati tanti problemi tra me e il direttore, penso che tutti l'hanno saputo. Io sono stato anche a parlare con il mister, che giustamente il mister faceva la scelta, diceva che la società gli dava dei giocatori e lui intendeva allenare quei tipi di giocatori che avevano giustamente che avevano voglia di stare a Catania. Io ho detto semplicemente che avevo dei problemi col direttore e il direttore, se non risolvevo i problemi col direttore, io giustamente devo tutelare i miei interessi e volevo guardarmi attorno. Poi il direttore, come società, io non vado sicuramente a dire se ha sbagliato o fatto bene, ha scelto di darmi via, quando fino all'ultimo giorno del calciomercato ha detto Caserta è incedibile, Caserta non è incedibile. Però adesso che mi venga detto Caserta traditore, Caserta non si è comportato bene, Caserta non si ricorda da dove viene, tutte queste altre cose che sono state dette su di me, secondo me non le merito, dopo che penso di aver dato qualcosa a Catania, Catania città, mi ha dato tanto, mi ha fatto crescere dal punto di vista umano, mi ha fatto stare bene 3 anni, mi ha fatto sentire uno di loro. Quindi ancora polemiche dopo che, sapendo i miei problemi familiari, ho sentito anche fino a 15 giorni fa ancora polemiche su Caserta tra... Mi sembra che si deve parlare di Caserta, lasciare stare in certi casi il calciatore e guardare l'uomo. Io ho sofferto, sto soffrendo, ho avuto dei problemi, che tutti voi sapete, la morte di mio papà. Quindi vorrei essere solo lasciato in pace, perché la società ha fatto le sue scelte, si possono condividere o meno. Io ho fatto le mie, però adesso che mi vengano dette tutte queste cose, secondo me non lo merito. Quindi vorrei che per favore oggi, come ho detto anche tanti altri giorni fa, vorrei essere solo lasciato in pace e lasciarmi solo con la mia famiglia in questo momento per me particolare, solo questo. Abbiamo ancora in collegamento il direttore generale del Catania, Lo Monaco. Ma certo che c'hai una faccia come le puttane vecchie, eh? Tu sai perfettamente come sono andate le cose. Io dico solo una cosa, ti voglio soltanto dire che tu fino a 3-4 anni fa eri alla Nuvigea, sei venuto al Catania, hai preso lo stesso del stipendio che prendevi a Barcellona. In 3 anni il Catania ti ha portato a prendere ben 5 volte tanto. Il Catania ti ha valorizzato, tu hai dato al Catania, ma non dire che ti ha voluto mandare il Catania, perché non Pietro Lo Monaco come uomo, e quando parli di Pietro Lo Monaco tu parli del dirigente, quindi parlo del Catania. Perché il Catania, tu non avevi problemi con Pietro Lo Monaco, tu avevi problemi col Catania, perché chiedevi più soldi e perché il Catania, da un punto di vista della propria gestione economica, non riteneva di poter essere in grado di darti i soldi che volevi tu. Poi, giusto o sbagliato che sia, la scelta di andare via l'hai fatta tu, perché i testimoni presenti fino al momento che il sottoscritto ha messo la firma sul contratto, e ti posso citare i nomi, il dottor Borbone, il signor Bonanno, ti ho chiamato alla presenza del signor Rino Foschi, ti ho detto se tu decidi di rimanere io strappo tutto, sono ancora in tempo a farlo, mi hai detto vada avanti, non si preoccupi. Ora, se vuoi mettere parola fine a questo argomento, e ti pregherei, caro Fabio, per una buona volta, smettila di tirare in ballo sempre la storia di tuo papà, perché tuo papà io ho imparato a apprezzarlo, a stimarlo, tu sai bene quanto allora... io ti abbia voluto bene, quanto io ti ho rispettato, quanto io ti sono stato vicino a te e alla tua famiglia. Il fatto che tu abbia dei problemi mi dispiace, molto, ma se vuoi mettere parole fine al discorso del Catania, quella di questa sera, invece di un'entrata e di un chiarimento, è stato un altro autogol, perché tu sai come sono andate le cose e io non mi fermo qua, perché potrei andare a parlare di firme false, firme non false, Monaco, che poi puntualmente sei tornato indietro. La prego, lasciamola stare Monaco. Così.
Finiamola così. Questa è la dimostrazione se si può o no parlare. Sì. Non è possibile così. Ascolti che le dico io. Se parliamo non è possibile così, sa perché? Perché lei ha sicuramente, stiamo parlando di Catania, Sampdoria, Palermo, Inter. Io ritengo che a distanza di 2 mesi che il signor Caserta è stato ceduto, lui dice per scelta del Catania, io dico che per volontà sua, vabbè, andare a rivangare ancora questi fatti, secondo me vogliono dei chiarimenti. I chiarimenti li vogliamo oppure evidentemente vogliamo, oppure vale solo quello che dice Caserta, dice io voglio chiarire, ora basta. Per questo motivo abbiamo avuto, come sono andate le cose. Per questo motivo, lo monaco, per questo motivo abbiamo voluto lei al telefono, per questo motivo, proprio per chiarire definitivamente tutto. Non mi sembrava proprio il caso, sapete perché non mi sembrava il caso? Parliamo di Palermo-Inter, parliamo di parliamo delle gesta di Caserta come giocatore, Caserta sa come sono andate le cose e io voglio, veramente lo voglio chiudere questo discorso. Ma l'obiettivo di Caserta era pure questo, di chiudere definitivamente questa situazione. No, se dice falsità, Randazzo, se dice falsità non è l'obiettivo suo? Se lui vuole, se lui è andato, ha voluto andare a Caserta, prendere, ha detto che vuole essere Caserta. Scusi, direttore, faccia parlare però pure gli altri. Direttore, un attimo, mi faccia dire una cosa. Senza gridare, ma mi sembra che io, signor Caserta, l'ho fatto parlare abbondantemente. Sono stato zitto in ossequioso silenzio e dopo sto ribattendo. Quindi mi faccia parlare lei e non si intrometta in una situazione che non sa niente. Ma allora parla solo lei, dà solo lei la sua versione, basta, ascoltiamo solo lei. E allora dico tutto lei. Con calma. Con calma. Allora, sentiamo Fabio Caserta. Io devo dire soltanto, l'obiettivo di questa presenza di Caserta qua era quella di chiudere definitivamente. Ma senza dire fandonie, senza dire bugie. Bugie non l'ho mai detta, non le sto dicendo neanche ora. Lo monaco. Facciamo parlare Caserta, vediamo cosa da dire così. Ma non dire che la botte piena non si può volere. Hai fatto una scelta, amen, grazie. E il Catania ti ringrazia, perché il Catania guarda che ha guadagnato dei soldi da te, ti ringrazia. E tu devi ringraziare il Catania perché sei andato a guadagnare tanti soldi. Amen, finito. Ecco. Ma è stata una scelta tua, Fabio, tua, solo tua. Mi spiega che ancora 15 Caserta. Giorni fa perché andava a parlare ancora di Caserta? Sì? Fino a 15 giorni fa, in questa trasmissione, è andato a parlare ancora di Caserta. Me lo spieghi? Allora tu non hai seguito nemmeno la trasmissione. No, l'ho seguita benissimo. È stata una domanda fatta da Signore su Caserta e io ho precisato, da quando sei andato via, mi pare che sui giornali solo tu hai parlato. La colpa è del direttore, la colpa io non andavo più d'accordo col direttore. Ma su quale giornale? Ora, chi è causa del suo mal, pianga se stesso, Fabio. Dimostra di avere le palline. Non credo che sia stato raggiunto un punto di prenditi le responsabilità. Io me le prendo. Certo, e dici perché sei voluto andare via, perché volevi fare il contratto della vita. Di la verità, ed è ammissibile. Amen, è ammissibile. Ma non venire a dire storie qua. Non venirci a raccontare storie. Il calcio Catania vuole andare avanti per la sua strada. Hai fatto una scelta, noi ti ringraziamo. Hai fatto 3 anni bellissimi, perché tu hai dato. Sei un giocatore che ritengo che al di là di come sia andato via, tutti i catanesi hanno il dovere di apprezzarti e di stimarti, va bene, ma non dire fandoni, Fabio. Facciamo parlare Fabio Caserta, vediamo se riusciamo a chiudere. Possiamo chiudere, perché non è possibile andare avanti così. Perché non c'è più niente da dire, perché qualsiasi cosa dico e il direttore dice che io dico fandoni e gli dici la verità. Ma monaco, lo faccio parlare però, lo faccio parlare però. Ecco, sentiamo Fabio. Non ho capito cosa ha detto. Sì, prego. Ho detto che hai da dire, figlio mio, 1000 testimoni, 1000, i tuoi compagni, i dirigenti. E cosa dovrebbero dire i compagni? Il giornalista con cui hai parlato, 1000 testimoni che volevi andare via, 1000. E il modo come sei andato via, forse il modo, vergognoso. Detto, c'è pure il vergognoso, dicendo che c'erano le firme false. Tu si ricordano che c'era un provvedimento, questa società andava avanti col penale. Tu hai rinunciato a tutto quando sei andato a Palermo. Hai smentito tutto quello che avevi messo in piedi. Fabio, non mi fare parlare. Lo monaco, vai avanti, chiudila. La chiudiamo qui perché non è possibile andare avanti così. Fabio, se riesci a chiudere in qualche modo. Avremmo voluto parlare di Palermo Inter e Catania Sampdoria. Gli voglio dire l'ultima cosa. Lui deve sapere una cosa. Lui però una cosa la deve sapere. Ci tengo che la sappia davanti a tutti. Il sottoscritto, e mi spoglio dai panni di amministratore delegato del calcio Catania, gli ha voluto veramente bene. L'ha cresciuto sbagliando, facendo bene, non lo so, come un figlio,
Quindi, al di là di tutte le chiacchiere che lui possa dire, una cosa ho sempre cercato di insegnare, di avere, assumersi le proprie responsabilità senza problemi. Quindi io, da uomo, l'ho portato sempre su un palmo di mano. Stop, finito qua. Fabio Caserta, grazie Lo Monaco, grazie per il suo intervento. Fabio Caserta. Chiudiamola, com'è che... È inutile parlare perché alla fine non si troverà mai un punto di incontro. Io dico semplicemente che la mia era solo una cosa detta, che come ho detto anche tante radio, tante televisioni, voglio solo farla finita con questa storia, perché lui dirà sempre la sua, io dico la mia. Sì. Quindi la verità la sappiamo sia io e sia il direttore. Ma di questo ormai fa parte del passato. Io voglio dire, mister Baldini lo sa anche che all'inizio del ritiro sono andato da lui a dirgli che avevo dei problemi col direttore, e il mister lo può anche confermare. Adesso non mi va più di parlare di tutta questa storia. Ma perché è stata e finita così. Semplicemente voglio dire, come ho sempre detto, che io non sono andato via da traditore, come vogliono far intendere tanti. Abbiamo fatto delle scelte, io ho fatto la società, abbiamo fatto delle scelte entrambi. Bene, è finita così, non vedo il motivo perché ancora si deve parlare di Caserta di qua, Caserta di là. Chiudiamola qui se possibile, ritornando al calcio giocato, è un po' difficile però, ritorniamo al calcio giocato perché andiamo così a chiudere l'argomento.